un aneddoto. Questo libro l'ho scritto io. Avevo mandato al Mondadori 3 o 4 volumi di libri, di racconti. Alberto Mondadori disse a Giacomo De Benedetti, che è il più grande critico del secolo passato, del Novecento, disse a De Benedetti: cerca di fare tu una scelta dei migliori racconti di Strati. Allora nel 57 io mi fermai, ero a Firenze già, mi fermai a Roma durante le feste di Natale, e ogni sera andavo a casa del mio maestro, che era De Benedetti, e lui sceglieva i racconti, li leggeva davanti a me, li leggeva: questo va, questo scartiamo, questo va, questo scartiamo. La sera che De Benedetti lesse La Selvaggina, la lesse e disse: bello, io mi sento nella parte da pubblicare. La sera dopo, quando andai, mi disse: sai, dopo che te ne sei andato, io ho sentito il bisogno di bere un bicchiere di vino, perché parla di vino, c'è veramente una cosa bacchica, cioè dire di gente che inzappa tutta una giornata e poi si ubriaca, beve vino o versa vino nelle vite stesse, dicendo: tu la fai e tu te la bevi, te lo bevi il vino. Diceva una scena forte, bacchica veramente, e questi sono giudizi importanti. Questo libro ha avuto lettori come Galvano della Volpe, che è un filosofo, era un filosofo marxista, ma era stato prima gentiliano e insegnava storia della filosofia a Firenze ed estetica, ed io lo seguivo. De Benedetti gli passò molti miei racconti da leggere per avere un giudizio più sicuro, no? Questo filosofo lesse questi racconti e ne rimase affascinato e mi voleva vedere, diventavamo amici, no? E mi disse: sai, io degli altri scrittori salto le pagine, dei tuoi racconti manoscritti, non erano usciti i manoscritti, non mi riesci a saltare nessuna pagina, li leggo tutti. Un giorno, mentre faceva la lezione di estetica, si fermò e citò il racconto La Regalia. La Regalia, disse, è un racconto di questo ragazzo che io ho letto, ne rimasi affascinato e non sono però riuscito ad afferrarne il senso, tanto è forte. E da quel momento divenne il mio lettore preferito, insieme a te, prima di Benedetti e poi lui. Uno storico della letteratura, Mario Sansone, in una lettera per ringraziarmi che gli avevo mandato un libro, mi dice questa frase: tu con i tuoi romanzi stai scrivendo una lunga saga delle popolazioni meridionali, di più non si posso fare. Il desiderio dei poveri, dei ragazzi poveri, era quello di scappare dai limiti del paese, perché si sentiva dire da quelle che avevano fatto il soldato, che erano state nella prima guerra mondiale, eccetera, eccetera, che il mondo è grande, che ci sono grandi città, che ci sono treni, che ci sono tante cose belle, palazzi belle, città belle e così via. Allora nasceva in noi il desiderio di portare oltre i confini del nostro paese, e desideravamo partire non solo per partire, ma per conoscere gli altri. Poi, in un secondo momento, invece, con l'immigrazione, i miei personaggi partono e rimangono e si affermano in un altro luogo. In Calabria gli stessi personaggi non sarebbero riusciti ad affermarsi, mentre se vanno in Germania, in Svizzera, a Torino, a Milano, si affermano. Diventano operai, diventano coscienti, diventano gente che leggono i giornali, che tengono i giornali in tasca come gli intellettuali, che parlano di politica, che esaminano la politica, vedono gli sbagli che fanno i politici, quindi sono uomini nuovi. Chi non conosce il passato non può capire il presente, dice Benedetto Croce. È vero, no? Se noi non abbiamo il contatto col passato, siamo come degli alberi trapiantati, ma senza radici, quindi l'albero non può germogliare. Questo è il mio pericolo, la mia paura, perché il cervello si adatta ai nuovi strumenti di conoscenza o di comunicazione, non è conoscenza, il computer non è conoscenza, è comunicazione, no? Io devo fare una ricerca su Dante e tocco tasti sul computer e me le dà subito. Invece sino all'altro ieri dovevo andare a buttare il sangue per anni in biblioteca per capire che cos'è Dante. E lì era il cervello che lavorava, il mio cervello.
Generalmente io siedo laggiù vicino alla finestra per avere la luce, per avere il calore del termosifone, anche perché ora fa freddo. E mentre leggo un libro, all'improvviso devo chiudere il libro perché mi è venuto un pensiero che non ha nulla a che fare con il libro che sto leggendo. Mi è venuto un pensiero, è come se ci fosse un messaggero che mi comunicasse qualche cosa. E allora in tutta fretta io fisso quel pensiero e poi il giorno dopo magari lo trascrivo nei quaderni. È da qualche anno che non scrivo più di narrativa, anche se ho dei motivi dentro, ma non escono. Evidentemente non sono maturi. Non hanno la forza di uscire, perché la poesia deve nascere da sé, da sola, senza essere stimolata. Io non sono letterato, detesto i letterati, quindi se io fossi un letterato, avendo il motivo, mi metterei a scrivere, scriverei e sarei come un giornalista. I giornalisti scrivono quando vogliono e a lungo anche. Però per scrivere scrivo, porto avanti un diario che è di 2700 cartelle, e porto un diario dove c'è la mia vita interiore, no? I miei pensieri, i miei desideri. La Terra stessa, il Sistema Solare stesso, rispetto all'universo potrebbero non esistere, e l'universo sarebbe quello che è. Allora questo è il mio problema, dove Dio, se il Sistema Solare e noi come specie umana siamo così infinitamente poveri, cioè dire inutili in certo senso, allora che cos'è questo mondo? Perché nasciamo? Avevo fatto quella strada una volta col padre e se la ricordava chiaramente. Il caldo era violento, ma egli camminava per le stoppie arse come un vitello che ha perso la madre. Discorreva con suo padre e gli diceva che era tanto contento che gli aveva comprato i calzoni e gli faceva vedere anche la camicia ridotta a brandelli. Con questi pensieri in testa camminava più svelto e il sole era in mezzo al cielo e l'immensa campagna deserta faceva paura, né case, né contadini, né animali. Di tanto in tanto qualche albero e dei covoni fermi con case. Dopo 4 ore di strada la camicia era tanto inzuppata di sudore che cedeva come carta bagnata. A Gregorio non ne importava ora che andava a casa. La nonna gliel'avrebbe aggiustata, forse gliene avrebbe comprata una nuova. Attaccò a discorrere con la nonna. «Vedi come sono?» le diceva, e lei: «Lo vedo, creatura mia, lo vedo e mi sento tagliare il cuore, ma devi essere contento, perché te li ho comprati e cuciti i calzoni». Era anche contento all'idea che stasera avrebbe mangiato qualcosa di caldo, che non avrebbe dovuto lavare i piatti e che domani si sarebbe alzato più tardi. Con questi pensieri in testa camminava senza sosta sotto il sole cocente. La campagna e il frenetico canto delle cicale che erano attaccate alle pietre. Era felice di sentire il canto delle cicale. Arrivò alla Fiumara. Da lì la strada sale diritta al paese per più di un'ora di cammino. Il sole ormai era andato a dormire e scendevano le grandi ombre della notte. Calò il buio, ma presto si affacciò la luna e sulla cima delle colline presso il mare. Era tonda la luna, come la faccia di una grassa e ridente signora. Si ricordò di certe storie che la nonna di solito gli raccontava quando parlava della luna. Gli diceva che essa manda la sua luce per i poveri.
la beata, dato che i ricchi hanno altra luce. Che di quella luce ha bisogno il vaccaro per le sue vacche, che dormono all'aperto nei campi. Ne ha bisogno il pastore per le sue capre ed il contadino per i suoi campi. Tutti i poveri, con la luce della luna, guardano la propria roba e la proteggono dai ladri che camminano di notte come i lupi. E le donne filano il lino biondo e la lana nera sedute sugli scalini delle porte, ciarlano e gridano ai ragazzi che giocano e corrono. Quella sera la benedetta e generosa luna illuminava la strada anche a Gregorio, che era svenito di stanchezza. In mezzo alla salita udì l'orologio municipale. Erano le 9. Dopo mezz'ora arrivò al paese e gli passò la stanchezza dalla gioia di riabbracciare i suoi, specie la nonna. Trovò la porta aperta e molta gente fuori e dentro la casa. Il cuore gli fece un salto, gli si agghiacciò. «Pa», disse vedendo il padre, che piangeva. «Povero orfano», esclamarono le donne. «Desiderava vederti», gli disse il padre, accennando alla nonna distesa sul letto in mezzo alla casa. Le mani intrecciate sul ventre, è morta col tuo nome sulle labbra. Gregorio non mosse ciglia, né disse verbo. Si appoggiò alla cassa di fronte al letto e continuò a fissare la nonna. Si sentiva le ossa spezzate e ora che doveva e poteva piangere non gli venivano le lacrime. Aveva bisogno di dormire, di riposarsi, e non poteva neanche stasera riposarsi. Nessuno gli aveva chiesto se era stanco, se aveva mangiato, se stava bene, se era malato, se era nudo. Nessuno. A questi pensieri qualcosa gli si fermò nel mezzo della gola e le lacrime presero a scendergli lente per la faccia e gli cadevano sui calzoni bianchi di cemento. Viene da chiedersi dove sta questo Dio? Dovrebbe essere perfezione. Dove sta questo Dio? Cos'è? Se lui fosse presente in ogni cosa, e questa è parlare filosofico, ogni cosa dovrebbe essere perfetta, ma perfetta non è. Ha ragione Bruno quando dice che il perfettissimo non è ha nulla da spartire con noi. Ecco, questo è il mio diario. Lo lupo si mangia.
già una pigurella, oh mamma, vola ninna mofa, vola ninna mofa. Come ni sonne di la landa mia, thank you.
Sono un po' famoso perché per me è molto bello. In ogni modo, come avete visto, un autore non legge bene le sue cose, però il racconto ha qualche cosa dentro.